Lellurus. Lui in diretta lo becchiamo. In diretta lo becchiamo. Del bullismo. Diretta lo becchiamo. Salatelo su, cioè. Sì, lo so, siamo in diretta. Siamo in diretta, ragazzi. Raga, noi stiamo parlando stasera del bullismo. Che cazzo ne pensate voi del bullismo? E di ogni atto di sopraffazione, cioè del debole contro il del forte contro il debole. Non sanno. Ah, poi innanzitutto possiamo dire che abbiamo incontrato gli artisti della canzone dedicata a Lelli Rosso. Certo. Sono in diretta con noi, piccolo Johnny, Re William, Lelli Rosso, Enzo Delvi e Peppe di Bari. Perfetto. Cosa ne pensiamo del bullismo? Innanzitutto, Re William, cosa ne pensi del bullismo? Non so precisamente cosa rispondere, però. Le diamo 30 minuti per rispondere. Prendere una mano. Di ogni anno, no, diciamo, questa ragazza che ci abbiamo di fronte, lo sapete che è una youtuber famosissima. Esatto. Okay, okay. E chi è? È una youtuber. La vogliamo chiamare? Sì, sentiamo pure lei. Vabbè, che fa? Chiamala, scusa. La chiamiamo? Sì, se vuole dirci qualcosa sul fenomeno, magari pure cyberbullismo. Visto che lei è un'ottima youtuber. Eccola qui, diretta, è lei, ragazzi, è in diretta. Tutto rigorosamente in diretta. Buonasera. Buonasera. Rossella, siamo in diretta, che barrette aveste? È un'intervista questa? No, una domanda, dai, una domanda seria. Non è un'intervista. Stiamo, però se ti puoi avvicinare, grazie. No, per un motivo di microfono. Prego. Stiamo trattando l'argomento del bullismo, visto che se ne parla in questi giorni. Certo. Bimbi che attaccano gli adulti, insomma, non se ne può. Qualsiasi atto di sopraffazione. Cosa ne pensi? Allora, se parliamo di bullismo. Avvicinati. Io conosco più il bullismo sul web. Anche, adesso sì, sta sì, diventando sì. Una cosa davvero molto molto brutta. In passato c'era il bullismo, quello più diretto, ma adesso quello sul web, quello è ancora più carnale, più spinoso, sì, ancora di più. E cosa penso che vorresti aggiungere, dire, cosa vorresti suggerire? Suggerirei a una persona che si trova in una situazione del genere, sì, di innanzitutto allontanarsi da queste persone, non pensarci, cioè io, farsi scivolare tutto addosso, perché comunque serve una personalità forte, serve una e quindi non contrattaccare, non di solito viene attaccato che è una persona debole. Chiedere aiuto, sì, se sei debole soprattutto, la prima cosa è chiedere aiuto, mettere freno a mano, quindi non, non lasciarsi intimorire, allora mai chiedere aiuto a una persona di fiducia, se nel caso poi la persona di fiducia ti aiuta. Aiutare, cioè la persona di fiducia, cioè deve aiutare questa persona ad avere una personalità più forte, che si sappia far scivolare tutto addosso. No, perché siccome, allora, il fatto del web... Si chiamano i leoni da tastiera. Sì, io li chiamo, vabbè, li chiamo in altro modo. Come li chiamate voi? Io... lasciamo perdere. È un po' scurrile. Siccome... No. Siccome il web abbraccia la nuova generazione, l'abbraccia tutta, magari gli adulti stanno un piede dentro e un piede fuori, quindi sono più saldi. Vabbè, anche la cosa brutta, secondo me, mo se ne amiamo, a prescindere dagli scherzi. La cosa brutta secondo me, lo sai qual è? Il fatto che magari un sessantenne approfitta di questi social per entrare in contatto con una bambina, magari questo poi, oltre che bullismo, è quello pedofilia. Sì, vabbè, ma però alla fine è sempre sopraffazione. Sempre sui social, sì, però. Sì, perché però noi parliamo di sopraffazione. Di una cosa così, vi faccio un esempio che mi è successo un po' di giorni fa. Io ho il mio profilo Instagram. Posso riprendervi? Posso riprendervi? Certo, perché certo. Siamo in diretta. No, perché... ok, vai. Allora, giorni fa, Rossella, ma che è stato bacio? Rossella mi chiamo. Allora, questa è una forma di bullismo. Ma lui è un bullo. Giorni fa su Instagram mi è arrivato un messaggio da parte di una ragazza: sei una merda. Bene. Senza. Ok? Il massimo del complimento. Sapete come ho risposto? Con un girasole, un fiore. A testa in giù? No, un fiore. No, girasole. Chi critica, tu devi rispondere sempre con un fiore. Cioè, capito? Allora io mo ti dico una cosa. Ma non ha continuato. Scusa, no.
Io quando andai a giocare. Poi, devo finire. Ah, sì, 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 sì. Gesù porgeva l'altra guancia. Dopo che io ho inviato il fiore, questa ragazza mi segue assiduamente tutti i giorni. Sono gli haters, sono le persone che ti seguono di più. Gli haters sono quelli che ti odiano. Sono le persone che in fin dei conti ti amano. Sì, infatti. Vogliono diciamo, da te qualcosa, vabbè, che loro non riescono ad arrivare. Diciamo, l'invidia viene sempre da una grande stima alla fine. Sì, questo sì. È che purtroppo si tramuta spesso in odio anziché in... Per invidia, per invidia. Eppure l'invidia dovrebbe essere un sentimento nobile, non nel senso nobile. La stima. No, io ti invidio perché voglio magari sei arrivato, essere come te. Sì, sì, cioè la quindi la sana invidia, ma qui a Barletta abbiamo l'invidia. Ma qui a Barletta brutta. Come tutto il mondo, non generalizziamo. Ma qui siamo su Barletta Vest. È vero. Però noi stiamo parlando con una youtuber togliamo famosissima. Il campanilismo che può essere quello di Barletta. Sì. E a livello sociale abbraccia l'Italia, l'Europa, il mondo questa cosa. Non è soltanto... Condivide, è vero. Allora, sono 10 anni che sono su YouTube. Sono riuscita ad andare avanti quando mi sono fatta crollare tutte le critiche di dosso. Si rinasce. Ogni cosa che vi dicono fatevela scivolare perché voi siete voi. Brava. E non è quello che vi dico. Bravissima. Assolutamente. Brava. Sono rinata da quando mi possono scrivere qualsiasi cosa, non cancella brava. Nulla. Come ti è nata questa esigenza di essere una youtuber? Passione. Loro, io me ne ricordo quando iniziavano che giravano la città, facevano vedere la città e certo, li ho sempre ammirati. Barletta, e io sì. Li ho sempre ammirati. Poi siamo passati a Trani, la sì. Puglia, poi l'Europa. Hanno fatto lei c'ha un sacco di c'hai 100.000. Adesso ho 200.000 iscritti. 200.000 iscritti su YouTube. Tanta roba, No, ma è bello quello che hai detto, che ti sei fatta scivolare tutto addosso. In quel momento... Perché è stata alla fine una forma di bullismo, cioè che tu hai subito. Il cyberbullismo, lo chiamo. Sì, diciamo, questa forma abbastanza violenta pure, cioè che ti dicevano cattiva, magari... Cattiva, crudele. Ecco, e se tu fossi stata magari una persona debole, come molti altri ragazzi purtroppo lo sono stati, in quel momento di ci sono persone che hanno fatto gesti brutti. Brava, bravissima, bravissima. E se tu magari in quel momento eri debole, cioè lo stronzo, io che ti scrivevo contro, sei stronza, vaffanculo, bla 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 bla. Mai dare... Tu nel momento di debolezza in cui ti dicevo sei stronza, sei brutta, sei così, tu magari andavi a compiere un atto estremo. Esatto, sì. Rossè, qual è il confine tra il web e la realtà? Secondo me, confine di che senso? Cioè in che senso? Fino a quando io mi smaschero, nel senso... sono reale e poi sono virtuale, ecco il confine. Per me non esiste. Non esiste, vero? Secondo me esiste solo da un punto di vista, cioè magari io con i social posso fare vedere quello che non sono in perché realtà, tu molte di volte. Io sono o meglio, stessa. Io ho tolto tutto. No, io non sto dicendo che quello che faccio su internet non sono nella vita reale, però molte persone, per esempio, possono far vedere ciò che in realtà non sono. Perché tipo uno può dire. Magari si mette in pausa e non c'è una scompensazione. È vero, perché poi magari, ma sono d'accordo. Magari poi non è per niente così con la persona. Ad esempio, a te devo darti una brutta notizia. Le loro sono non più tust. Non mi piace tutto. Le loro sono non più tust. Questo è da me. Comunque, è anche da ammirare. Bello il rosso con la cover della Juventus. Sono Juventino, Barlettano puro sangue. Forza Juve sempre. Anche... Sempre Forza Barletta. Forza Barletta però e poi Juventus. Ma noi già ci abbiamo slick. Ma c'è Mavic. Siamo passati dalle cose belle. Torniamo al bullismo. Sì. No, noi un anno fa abbiamo fatto, io ho registrato un video a lei, dove proprio sei grassa, brutta e sfigata. L'abbiamo intitolato questo video. Lo vediamo in diretta, Vai. È inaccettabile. Nel 2017 si sentono ancora casi di bullismo, che tra l'altro si è evoluto in cyberbullismo. Bene, questi bulli, o cyberbullismo, solitamente sono persone frustrate, annoiate, con scarsi requisiti morali, che hanno deciso di impegnare il loro tempo rompendo le palle. La medicina più efficace contro questi decelebrati è l'indifferenza, ignorarli insomma, dandogli attenzione. Diamo solo loro del carburante, energia. Si sentono troppi casi dove alcuni ragazzi non escono più di casa, altri si chiudono in se stessi, cadono in depressione, chiudono i loro profili social, chiudono il loro canale
aggiornatevi, dai. Siate più umani e meno merde. Bellissimo, complimenti. Bene, cioè, è stato casuale, è del tutto casuale. Bellissimo. Beh, ragazzi, grazie. Vi ringraziamo. È stato un incontro del tutto casuale. Però, ok. Grazie. Però, scusate, prima di andare via, ce la fate.